Questa è la prigionia di Braindonk in Belgio. È la prova delle brutalità inflitte ai patrioti dei Paesi Bassi durante l'occupazione tedesca. Molti degli orrori sono rimasti intatti, come le bare macchiate di sangue. Ecco una dimostrazione di come le vittime venivano legate per essere selvaggiamente picchiate. La schiena degli uomini veniva colpita con un bastone avvolto nel filo spinato. Ecco un altro modo per bloccare un patriota inerme mentre veniva picchiato dalle guardie della Gestapo. I nazisti torturavano, legavano gli uomini anche con le catene e poi le stringevano. Ecco come funzionava uno strumento creato a Berlino per spezzare le dita. Un prigioniero mostra le cicatrici delle percosse ricevute. Altri mostrano i risultati dei colpi e delle bruciature delle sigarette spente sulle piaghe. Un patriota belga mostra come le ossa del bacino gli furono spezzate dai nazisti. Una donna mostra i segni delle botte con bastoni chiodati.